Ciao ragazzi, oggi voglio continuare il gameplay di FIFA 17. Continuiamo la nostra carriera. Allora, ah, partita di coppa devo fare. Vediamo un po'. Champions League. Stavolta voglio mettere comando a sinistra. Ma Dybala ancora infortunato. Lo sta. Come si fa? Cavolo. Mi sto ricordando come si fa. Vabbè. Non capisco di quale dove sta. Mi sa che sta ancora infortunato. Vabbè, continuiamo, dai. Oggi devo vincere per forza, così mi qualifico. Torneo che va avanti, squadre già in campo per la quarta giornata della fase a gironi, si attende solo il fischio d'inizio del direttore di gara. Punti importanti in palio oggi per il passaggio al prossimo turno. Speriamo di assistere a un match giocato comunque a viso aperto da entrambe le squadre, anche se la posta in gioco è alta. Per la sfida di oggi si affrontano Juventus e CSKA Mosca. La Juve, squadra che oggi ha come obiettivo i 3 punti, vuole voltare pagina dopo il pareggio fuori casa ottenuto contro il Genoa. Gli episodi li hanno condannati allo 0-0, ma sono convinto che abbiano grosse chance di vincere questa gara. Dai ragazzi, schippiamo anche. I riflettori sono tutti puntati sul Pipita, Gonzalo Higuaín per questa sfida. Pensi che ci delizierà anche oggi con i suoi gol? Da tifoso neutrale, lo spero, è uno capace di Cioè, trasformare in oro ogni pallone che tocca. Match che è cominciato, valido, ricordiamo, per la quarta giornata della fase a girone. Le cose cominciano a farsi interessanti in ottica qualificazione, alla luce anche delle indicazioni fornite dai turni precedenti. Vediamo la formazione di partenza della Juve. È un classico 3-5-2 per loro, senza grandi rivoluzioni. Schierano un centrocampo particolarmente folto, almeno sulla carta, anche se in realtà i due esterni sono più difensori di spinta, adattati a giocare in mediana, che centrocampisti duri. Palla che termina fuori, rimessa dal fondo. Rugani. Marchisio. Cross. Apre il gioco. Cercare il buco della difesa avversaria. Senza problemi qui per la difesa. Occhio al suo movimento. Contrasto riuscito, palla che rotola via. Si riprenderà dunque con un fallo laterale. Verblom. Attenzione al cross. Pjanic. Vediamo un po' se ce la faccio vincere oggi. Ionov. Visto che Palla non calcio recupera, mai, azione interrotta. sto sbagliando la rete. C'è spazio per andare. Perde palla. Verblom. Se lo lascia sfuggire. Verso il duello di fisico e di attenzione.
metterla in mezzo. C'è la touche, si riparte con la rimessa laterale. Paragna metri verso l'area. Grande chiusura difensiva. Coman. Higuain. Palla vagante. Verblom. Terretto pulito sulla palla. Pjanic. La Juve a caccia del gol. Provano ad aprire la scatola. Hanno l'occasione per passare in vantaggio. Dai. Sarà calcio l'angolo per la Juve. Prova a sorprenderlo. Perde palla sul pressing del difensore. Fa una buona una schiappa. Si avvicina all'area. Mamma mia. Palla vagante adesso. Ottimo il tocco. Prova a calciare. Efficace qui il portiere che concede qualcosa anche ai fotografi. Palla sul fondo, sarà calcio d'angolo. Battuto troppo sotto, senza problemi per il portiere. Intercettano bene il pallone. Mario Fernandes! Fermano la palla avversaria. Coman. Higuain. Contrasto riuscito, palla che rotola via. Paragna metri. Prova ad andare, dice di no. Situazione di parità che potrebbe sbloccarsi grazie a questo calcio d'angolo. Ecco il tiro. Qui vediamo tutta la sua rabbia per l'occasione mancata. Alto il valore di questo giocatore, sappiamo che può e deve fare molto meglio. Sono tre i minuti di recupero. Higuain. Palla schizza via dopo il contrasto. Dai. E si chiude qui il primo tempo. 0-0 alla fine dei primi 45. Dai, che devo vincere. Dai, che ce la posso fare. Secondo tempo di questa quarta giornata della fase a gironi che è appena iniziata. C'è curiosità per vedere come andrà a finire, anche da parte nostra ovviamente. Ancora 45 minuti e conosceremo il nome del vincitore, se vittoria sarà. Mantengono il possesso del pallone con una buona serie di passaggi. Non posso dare il braccio. La prossima gara casalinga di questa squadra che è valida per il campionato italiano. Punta l'area. Ha controllato male. Bravo qui il difensore. Ci viene riproposta la conclusione precedente. Ha sfiorato il gol. Chi è lì? Pjanic. Tosic. Ci sono metri a disposizione. Cercano col tiki-taka il momento giusto. Ci sarà dunque una sostituzione? Dite che ho sbagliato a mettere in posizione. Non ce l'ho fatta, ragazzi. Spezzato bene qui il gioco avversario. Hanno recuperato palla nella zona mediana del campo. Che spazio per andare. Oddio. Zagoyev e il difensore dice di no. Appena in tempo. Che tempismo, bravissimo. Higuain. Perdono palla dopo l'intervento di un difensore. La
guadagna metri verso l'area. Senza vai, problemi il portiere, qui bravo in uscita. Lo ferma ma non controlla. Palla in out, sarà rimessa laterale. Sta per arrivare il momento del cambio. Cross. Mancano ancora 20 minuti al termine della gara. L'arbitro concede. Mi sa che devo fare qualche cambio. Stanno morendo tutti. Stavolta mettiamo... Messa laterale per la Juve. Kimmich. Occhio al suo movimento. Quadrato. Dai, la qualità ancora stanno premendo molto, non riescono a concretizzare. Ma dai. Ecco che ci viene mostrata la grafica relativa al possesso palla. Possesso palla che finora non sembra premiare nessuna delle due squadre in particolare. Fin qui c'è stato un sostanziale equilibrio. Hanno l'occasione per passare in vantaggio. C'è un buon anticipo. Manca ancora un quarto d'ora alla fine. Nacho. Possono ripartire dopo il recupero del pallone. Mandžukić. C'è il recupero del pallone. Nacho. Tosic. Si avvicina all'area. Buona l'intuizione. Zagoyev. Grande intervento del portiere. Higuaín. Palla schizza via dopo il contrasto. Resiste lo 0-0 di partenza quando mancano 5 minuti più recupero alla fine. Maragna metri. Fanno girare il pallone. Ok. Quadrato. Eccolo! Ce l'ha fatta! Possa essere quel partito difficile. Per una reazione da parte della squadra avversaria. Juve che è stata brava a crederci fino alla fine e a conquistare adesso il vantaggio. Gol deve spezzare definitivamente nei punti in questi ultimi istanti di gara. L'ho fatto. E questo gol pesantissimo, molto probabilmente reciderà la gara. Sì, vedo come gli avversari possano recuperare, manca troppo poco alla fine. Hanno spezzato bene la trama qui. Ci saranno 3 minuti di recupero. Adesso attacca la testa bassa nel tentativo di recuperare il punteggio con gli attaccanti pronti a sfruttare i cross. Provano il tutto per tutto, mettendo il pallone in aria per trovare la via del gol. No, sbagliato. Scusate. Mario Fernandez. Grande pallone verticale. Potrebbe trovare. No! Cercando con insistenza il pari e l'hanno provato. La rete voluta sì. Cercata giustamente il doppio. Grande carattere di questa squadra. Non mollano mai. Un gol per certi versi inaspettato, il qui era stato perfetto. Quando si gioca una volta sola. E dopo il fischio dell'arbitro, dunque 1-1 il risultato alla fine della gara. Una sono partita equilibrata, attenzione che è finita, direi giustamente in parità. Sono stato beffato nel finale. Vabbè, pazienza. Beffato nel finale, ragazzi. Allora, ragazzi, spero che questo gameplay vi sia piaciuto. Iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. Scusate il telefono. Iscrivetevi se ancora sempre se volete. E lasciate un bel mi piace. Scrivete sotto nei commenti se il video vi è piaciuto. Un saluto da Sofì Gaming.